Ci saranno due manifestazioni internazionali, c'è praticamente il trentesimo campionato di pesca dal Tour Drafting 2022 e il quinto campionato mondiale di Surf Casting 2022 Costa dei Trabocchi. Il tutto si svolgerà nel Marina di Pescara, che è una cosa molto importante, anche perché essendo una gara a livello internazionale, presentare il nostro Marina al mondo è un'ottima occasione. L'altra poi a ottobre si farà nella costa di Trabocchi, raggiungerà diverse località della costa. Così il presidente della Camera di Commercio Chieti e Pescara, Gennaro Strever, sulle manifestazioni che hanno per protagonista il mare dal 10 al 17 settembre al porto turistico Marina di Pescara il 30° campionato mondiale Drifting Pescara 2022 e il quinto campionato del mondo di Surf Casting Master alla Costa dei Trabocchi, che prenderà il via il 1° ottobre. Gli organizzatori delle due manifestazioni, Luigi Potenza e Vincenzo Di Tonto. È il 30° mondiale di pesca al tonno, una pesca totalmente green, in sintonia con le filosofie della federazione, con il rilascio in vita del pesce, il filmato e la misurazione e quindi una classifica solo in base al numero di catture e alla lunghezza del pesce. Hanno risposto a questa manifestazione sportiva 15 nazioni, anche perché Pescara a livello mondiale è conosciuta per una grande quantità di pesci, dei tonni, tonno rosso, e quindi è ambita da qualsiasi tipo di pescatore sportivo o anche dilettante. La location è il Marina di Pescara, che per tutta la settimana dell'evento, dal 10 al 17, vedrà il Marina di Pescara come location principale, il padiglione Becci come casa Italia. Martedì, mercoledì e giovedì le tre prove ufficiali che determineranno il campione del mondo, la nazionale campione del mondo. Mondiale viene chiamato Costa dei Trabocchi, si terrà su tutta la costa che va dal litorale di Francavilla al mare fino al litorale di Vasto. Il mondiale avrà inizio il 1° ottobre e terminerà l'8 ottobre. Il 1° ottobre ci sarà l'arrivo delle nazionali, sono previste 14 o 15 nazioni. L'ultima prova terminerà sempre a Fossa Cesia e ci sarà la premiazione fatta il giorno 7 dentro il Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, dove avverrà la premiazione e naturalmente la chiusura del mondiale.